La sensibilità digestiva dei vostri gatti. Lo sapevate che la sensibilità digestiva si riflette sia sulla quantità che sulla qualità delle feci? Una risposta nutrizionale ad alta digeribilità porta a un maggior assorbimento di nutrienti, con il risultato di una minore quantità e migliore consistenza delle feci. Ecco perché Digestive Care di Royal Canin contiene proteine di alta qualità facili da digerire, una miscela specifica di prebiotici e fibre alimentari, tra cui lo psyllium, che aiutano sia il transito che il bilanciamento della flora batterica intestinale. Giorno dopo giorno, l'uso esclusivo di Digestive Care contribuisce a sostenere una corretta digestione. Risultati provati, con il 49% in meno di feci prodotte in 10 giorni. Feline Care Nutrition. Efficacia provata con risultati visibili da Royal Canin. Feline Care Nutrition. 6 soluzioni nutrizionali studiate appositamente per affrontare le sensibilità specifiche di ogni gatto sano. Siamo qui con Sara Moroni, che adesso ci parlerà un po' di lei. Ciao a tutti, buonasera a te Elena e buonasera a chi ci sta guardando da casa. Allevo norvegesi delle foreste con affisso Norvens da 6 anni. Sono ovviamente un socio ANFI, membro della Commissione Salute e Benessere dell'ANFI e sono qua come espositore e nonché come rappresentante della nostra associazione, con piacere. Hai portato qualche gatto oggi? Sì, un giovane maschio di circa un anno che viene da qualche anno di selezione del mio lavoro. Adesso vediamo se dalle regie ci mandano le immagini delle nomination, così iniziamo a vedere un po' di gatti di seconda categoria e cercheremo di concentrarci più possibile sui norvegesi, così... Con piacere. Questo è proprio un giovane maschio norvegese, un gruppo 5, un rosso tabby, qui dal giudice Gerardo Fraga e Guzman, che viene dalla Spagna, un giovane giudice all breed. Vediamo che questo gatto è certamente giovane dalla morfologia della testa, ancora un'espressione abbastanza giovane infantile, comparato infatti con un siberiano anch'esso sicuramente giovane ma già con un'espressione più matura, una testa più aperta, probabilmente un maschio che potrebbe anche avere ad esempio già montato rispetto al norvegese che ci sembrava leggermente più chiuso. Nel siberiano vediamo infatti una testa più tonda, con una bella distanza tra le orecchie, un'apertura, una rotondità più evidente. Questa invece è una giovane bellissima femmina Maine Coon, una Torti, gruppo 6, una Torti con bianco. Vediamo come la morfologia della testa sia completamente diversa, un box ben evidente, le orecchie piazzate alte sulla testa. Vediamo, fermo, immagine la regia su questo norvegese brown tabby. Allora, qui abbiamo un... immagino un neutro dalla testa. Vediamo che infatti il triangolo, che dovrebbe essere decisamente equilatero con le linee della testa ben nette, qui è leggermente isoscele. Bellissima il piazzamento delle orecchie che viene avanti, che aiuta a seguire la linea degli occhi, a dare un'espressione di allerta. Probabilmente però immagino che o sia un maschio giovane oppure un maschio che non ha mai avuto il piacere di incontrare una bella dama, perché appunto vediamo una testa ancora leggermente stretta, una tessitura di pelo che, nonostante io non lo stia toccando, è veramente bella. Vediamo non solo la quantità del pelo ma anche la texture, bello, pieno, denso, profilo dritto, un bel mento allineato con la punta del naso, la testa alta, ben tonda, le orecchie che seguono le linee laterali della testa a dare questa espressione appunto di allerta. Il norvegese è l'unico gatto di tutta la FIFE nella quale nello standard si parla proprio dell'espressione, quindi non solo della forma e della posizione dell'occhio ma anche dell'espressione, per quanto appunto è importante nella nostra razza. Tu a che età riesci a capire, diciamo, se un cucciolo ha questo genere di espressione che in esposizione può risaltare oppure no?
come in qualsiasi razza, è certamente importante conoscere le linee con le quali si lavora e quindi quello che c'è dietro al nostro gatto. Tendenzialmente la posizione e la forma dell'occhio si vedono già davvero da giovanissimi, anche alle 3-4 settimane, una forma, una posizione corretta si vede molto presto. L'espressione già alle 6-8 settimane si riesce ad intuire, ci sono cuccioli che sembrano già ben convinti di sé piuttosto presto. Questo è un confronto molto interessante, perché sì, la femmina Maine Coon secondo me è una gatta veramente molto bella, molto proporzionata, una testa estremamente corretta con una bella ampiezza delle guance ben pronunciate, il box che viene avanti, una lunghezza corretta del naso. Vediamo spesso dei Maine Coon estremamente corti e altrettante volte vediamo dei Maine Coon estremamente lunghi. Qui vediamo un bilanciamento davvero importante in questa bella femmina sulla nostra destra. La norvegese al centro, appunto, dicevamo, è bellissima gatta, leggermente acerba. Il rosso blotched bicolore, dal fermo immagine, da quel poco quindi che riesco a vedere senza metterci le mani sopra, ha invece rispetto all'altra femmina Maine Coon un look leggermente più chiuso, un'espressione meno corretta, perché la glabella, l'osso superiore, è leggermente più piatto, mentre la Torti ha decisamente un'espressione più consona alla razza e a quello che lo standard ci chiede, con un bell'occhio ovale, con una forma estremamente corretta. Ovviamente il look non è tutto nel gatto, però di certo anche all'occhio del profano è quello che cattura di più l'attenzione. Vediamo comunque tutti dei gatti con una bellissima stazza. Assolutamente, tanto il Maine Coon che il norvegese sono gatti di taglia grande, a maggior ragione per il Maine Coon, large è proprio la prima parola dello standard nel descriverlo, per quanto ciò sia fondamentale e importante. E nel lavoro di selezione dell'allevatore, parlando proprio di ossatura, quindi di qualcosa che va a trasmettersi di generazione in generazione, certamente è fondamentale tenere presente che il nostro obiettivo è selezionare quella caratteristica, quindi la taglia. Nel Maine Coon, che è una forma del corpo particolare, quella rettangolare con una buona ampiezza del torace, nel norvegese un corpo leggermente più corto ma sempre con una buona altezza delle zampe, con il traino posteriore leggermente più alto, di conseguenza una forma non esattamente rettangolare perché le zampe posteriori sono leggermente più alte. Di solito quando lo descrivo al profano amo dire: pensa ai televisori, il norvegese è un 4 terzi, il Maine Coon è un 16 noni, entrambi sono rettangoli ma con una lunghezza, un rapporto tra loro differente. Ecco, ti ringrazio per il tuo tempo, per averci dato questa informazione. È stato un piacere e auguro a tutti un buon divertimento. E alla prossima, ci vediamo domani. Grazie mille. Ciao.